Daniele Nardi, dunque lei ha organizzato sabato scorso questo primo Gran Prix Umbro di fitness e bodybuilding. Intanto le chiedo com'è andato. Allora, è andato benissimo, ci sono stati atleti veramente di alto livello, di questo sono stato molto contento, e una buona affluenza di persone, è stato un evento che ha dato molta soddisfazione. Beh, ecco, la verità. Ecco, tra l'altro voglio dire, non si teneva una manifestazione di questo livello a Terni da tantissimo tempo, da tantissimi anni. Parliamo da più di 30 anni, sì. Addirittura? Sì. E infatti con il presidente Pierluigi Borgia della federazione NBBBI, di cui sono il delegato. Ecco, ma che significa adesso che l'hai nominata? Sì, la federazione è Natural Bodybuilding Unione Internazionale, quindi è una federazione mondiale, che infatti dà l'accesso al Mister Universo a novembre a Dubai, e questa è una tappa di cui fa parte appunto per le selezioni. E abbiamo deciso appunto di dare spazio anche all'Umbria, dato che diciamo per questo settore era morta praticamente. Carente. Era proprio, sì. Non si era mai verificato nessun appuntamento di rilievo. Assolutamente no. E abbiamo fatto una scommessa, vera e propria scommessa. L'avete vinta, quindi? Vinta la grande, sì. Ecco, tra l'altro si sono esibiti diversi atleti, maschi e femmine, di Terni, giusto? Sì, sì. Eravamo in 7 ternani. Che si sono tutti fatti onore, che mi pare. Che si sono tutti fatti. Soprattutto le donne? Sono molto, sì. Per questo sono molto soddisfatto, perché sono andati quasi tutti a podio. Di cui piazzamenti prime posizioni, terze posizioni, abbiamo già Martina Schiarea, è una ragazza di 23 anni, giovanissima, che si allena da 6-7 mesi e che lei già è qualificata per il Miss Universo a Dubai. Quindi lei andrà a Dubai? Quindi lei andrà a Dubai, quindi ragazza che alleno, per me è una soddisfazione incredibile, anche perché è un'amica praticamente ormai, quindi molto contento. E ci sono c'è un'altra ragazza bikini invece, categoria bikini, che a Taranto il 1 agosto, adesso tra 2 settimane, se la giocherà per pochi punti per poter accedere. Lei ancora chi è? Ad abbattere Luigia Baggetta, quindi anche lei, anche per lei si potrebbe prospettare un viaggio a Dubai. Esatto. Lei però deve fare l'ultimo sforzo. Ecco, invece maschi nessuno? I maschi purtroppo nessuno, per pochissimi punti. Francesco Paniconi purtroppo per 4-5 punti non ce la potrà fare. Ecco, le chiedo, Daniele Nardi, se ci sarà un seguito a questa manifestazione. Allora, si sta parlando con il presidente di altri appuntamenti anche più grandi di questi per quest'inverno. Però adesso non è... È prematuro. È un po' prematuro dire, perché ancora non c'è niente di ufficiale, si sta solo parlando, si sta solo vedendo se c'è la possibilità soprattutto. Lei è il delegato? Il delegato Umbro, quindi bisogna vedere soprattutto se la possibilità di poterlo fare, perché tra concessioni eccetera eccetera non è proprio così facile come sembra, per queste manifestazioni grandi, per queste gare di questo livello. Ecco, invece le chiedo quanti appassionati conta questo movimento del bodybuilding. Guarda, può sembrare assurdo, perché magari su Terni non è così uno sport magari popolare, però le devo dire che sta in un crescendo incredibile. Sì? Sì, io chiaramente seguo... Lei è personal trainer, sì, no? Giro l'Italia con il presidente per le gare, sono anche giudice con loro per le gare. Le dico che c'è un seguito alle gare, ma anche di altre federazioni, enorme, enorme. Ci sono gare anche da 400-500 persone, dai 18 anni agli over 60, 65 anni, veramente. Addirittura? Una cosa, sì. Cioè, veramente, sta crescendo a dismisura. Sì. Quindi è un movimento in crescita? Sì. Anche se è uno sport, perché è uno sport, però faticoso, faticosissimo. In effetti, molti lo sottovalutano perché non sanno cosa c'è, cioè i sacrifici che ci sono dietro. E tutti lo danno come sacrificio in palestra. Sì. Tutti pensano che il sacrificio vero sia in palestra, il sollevare pesi, e invece in realtà vi dico che il 70% è nell'alimentazione. Il sacrificio più grande è quello. Però insomma anche gli allenamenti sono pesanti. Sicuramente. Riuscire sicuramente. Ad avere certi fisici, no, insomma. Sicuramente, però un allenamento, se te immagini, un allenamento è 1 ora e mezzo circa,
in una giornata, quando l'alimentazione, da quando ti svegli a quando vai a dormire, è un continuo tartassarsi di è una vita veramente priva di tutto quasi, cioè proprio. Quindi ci vuole una grande costanza. Cioè una forza mentale incredibile. Ecco. Devi essere un atleta a tutti gli effetti. Tutti gli effetti. Ecco, ma lei ce l'ha un sogno nel cassetto? Sì, decisamente sì. E quale sarebbe? Il sogno nel cassetto sarebbe di portare un campionato, di portare proprio una finale mondiale qua. Una finale mondiale a Terni? In Umbria, sì, a Terni. Di portarla qua. Non so quanto ci metterò, ma ci proverò. Quindi sicuramente in un prossimo futuro a Terni ci sarà una finale mondiale. Io ci proverò in tutti i modi, speriamo che mi appoggi anche la federazione, perché chiaramente sono loro che poi decidono, certo. Certo. Però ci proviamo, ci proviamo. Grazie Daniele Nardi. Ci mancherebbe. Allora.